riflettere sul fenomeno della violenza di genere e della discriminazione in tutti i contesti e da diverse prospettive. Questo è uno degli obiettivi della seconda edizione di Giulia Mani, Il diritto di contare, il concorso di borse di studio organizzato dal Premio Internazionale Semplicemente Donna. Nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo, la cerimonia di premiazione che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse di ben 11 istituti superiori della provincia aretina. Era questo l'obiettivo che ci eravamo posti per la 10ª edizione, quindi per festeggiare questo decennale, di ampliare il nostro raggio di azione, quindi di incrementare la partecipazione degli istituti superiori al nostro progetto, per cercare di arrivare a quante più menti possibili, quindi sensibilizzare il più importante numero di alunni. Presentazioni multimediali, tesi, racconti, poesie, videoclip ed elaborati grafici. La commissione esaminatrice del premio ha valutato oltre 30 lavori che hanno acceso i riflettori sui fenomeni della violenza e della disparità di genere. Gli elaborati sono stati tanti, sono stati bellissimi, ci hanno fatto commuovere, ci hanno fatto indignare, ci hanno fatto emozionare e è veramente stato bello poter esaminare tutti questi elaborati, perché la missione appunto del premio è proprio quella di riuscire a divulgare il più possibile, non solo nella nostra generazione ma anche nelle generazioni più giovani, l'importanza del rispetto della persona, quindi la divulgazione di tutti quegli aspetti che purtroppo ruotano intorno al tema della violenza di genere.